Buon pomeriggio e bentrovati a questo primo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo dal caso meningite a Pescara dopo il decesso di Andrea Montebello, 21enne di Città Sant'Angelo, colpito da meningite fulminante. Il primario del reparto infettivi del Santo Spirito di Pescara spiega quello che è accaduto dal punto di vista clinico e medico. Nel frattempo, la direzione generale della ASL pescarese invita tutti a non creare allarmismi, ma sentiamo di più nel servizio di Paolo Renzetti. Professor Paruti, c'è timore, c'è paura in queste ore a Pescara per quanto accaduto a questo povero ragazzo di 21 anni, ma vogliamo spiegare come si trasmette la meningite e soprattutto questo tipo di meningite? Allora, questo tipo di sepsi meningitica, in realtà perché è stata un'invasione di tutti i tessuti, non soltanto delle meningi, è una malattia rarissima. Questo è bene che lo diciamo perché è una cosa, perché è determinata dal fatto che alcune poche persone suscettibili all'ingresso del batterio attraverso le tonsille nel sangue, quando incontrano questi ceppi di batterio, specie se particolarmente virulenti, possono avere manifestazioni gravissime come quella che questo povero ragazzo ha avuto nella giornata di sabato. Ma la malattia rimane rarissima perché, nonostante che magari parecchie persone nella collettività portino questo germe, coloro che sviluppano la malattia sono per fortuna solo una piccola frazione, quelli geneticamente meno difesi. E noi eravamo pronti alla possibilità che arrivassero nella nostra città i ceppi che hanno circolato di recente in Toscana, poi in Campania, da ultimo in Sardegna, e quindi avevamo pronto un protocollo particolarmente efficace, ma che nonostante la sua tempestività in questo caso non ha funzionato. Purtroppo in questa circostanza è stata una vera fatalità. Tutte quelle persone che sono state più o meno a contatto con questo 21enne nelle ore precedenti la malattia, sono ovviamente, preoccupate. È giusto che ci sia questa preoccupazione, quest'ansia? Allora, diciamo che è una giusta preoccupazione perché è una preoccupazione per la quale si ha una risposta certa. Se noi pratichiamo una singola dose di una delle due molecole farmacologiche che abbiamo a disposizione, dei due antibiotici efficaci, abbiamo un azzeramento, non si può dire mai in medicina, ma abbiamo una riduzione prossima al 100% del rischio che se una persona si è esposta possa sviluppare la malattia. Quindi fondamentalmente chi ha avuto un contatto diretto con questo ragazzo nell'ultima settimana, nella settimana che ha preceduto, diciamo, questi eventi, se fa una monodose su indicazione medica di questi farmaci, sicuramente non si espone a rischi aggiuntivi e si toglie un grosso pensiero. Stiamo fronteggiando l'emergenza grazie alla collaborazione di tutte le unità operative presenti in questo presidio ospedaliero, in particolare il pronto soccorso, in particolare le malattie infettive e il servizio di igiene pubblica sul territorio. Abbiamo attivato anche le guardie mediche per le attività nel giorno festivo del 1º maggio e adesso i medici di famiglia, fronteggiando al meglio la situazione. È stata attivata anche un'unità di crisi che ha seguito ieri l'evolversi della situazione, fronteggiando tutte le emergenze possibili e si riunirà a breve per verificare il termine della situazione o eventualmente predisporre altre particolari situazioni. Ancora cronaca, un 46enne di Pescara è morto per le lesioni riportate in un incidente stradale che è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale d'Annunzio a Pescara. La vittima era alla guida di uno scooter che viaggiava in direzione nord-sud quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una Ford Focus guidata da un 26enne che stava svoltando in via De Cecco. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato per prestare soccorso e avvertire il 118. I sanitari sono giunti immediatamente sul posto, ma per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della polizia stradale. Ed ora la politica, restiamo sempre a Pescara. Carlo Costantini, uno degli 8 candidati a sindaco nel capoluogo adriatico, ha presentato le 3 liste e i candidati a sostegno in vista delle elezioni amministrative.
Sì, noi siamo quelli che nel 2011 hanno presentato il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, siamo quelli che nel 2014 hanno promosso e sostenuto il referendum che ha visto il 71% dei pescaresi dire sì al progetto di fusione, siamo quelli che si propongono per cambiare Pescara. Io l'ho già detto e tengo a sottolinearlo, queste saranno le ultime elezioni amministrative di Pescara, io spero di essere l'ultimo sindaco di Pescara. Le prossime elezioni si faranno insieme a Montesilvano e a Spoltore, questo vorrà dire che non ci saranno più tre sindaci ma ce ne sarà uno, non ci saranno più tre giunte ma ce ne sarà una, non ci sarà più un consiglio comunale, non ci saranno più tre consigli comunali ma ce ne sarà uno, ci sarà un taglio massiccio ai costi della politica che svilupperà risparmi per oltre 1,5 milioni di euro l'anno. Insieme a questo ci saranno tutte le premialità dello Stato e della Regione previste a favore dei comuni che si fondono e soprattutto ci sarà una dimensione territoriale che finalmente ci consentirà di progettare lo sviluppo della città. Tanti volti nuovi nelle sue liste e un solo consigliere comunale uscente, Massimiliano Di Pillo. Questo è il grande elemento di novità, io l'ho detto prima e lo sottolineo, io penso che uno dei problemi della politica sia proprio quella di non assicurare ricambio generazionale e professionale all'interno delle istituzioni. Ci sono molti candidati, un candidato sindaco in particolare che da 27 anni siede nei banchi del Consiglio Comunale, tutto questo genera inevitabilmente incrostazioni, stanchezza, mancanza di visioni, anche nella campagna elettorale. Io sento il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra rinfacciarsi quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto, quello che è stato fatto male negli ultimi anni. Io penso che i cittadini abbiano bisogno di guardare al futuro con fiducia e con serenità ed abbiano soprattutto bisogno di creare le condizioni perché possa determinarsi un cambio di classe dirigente. Se io diventerò sindaco, con me entreranno circa 25, 26, 27 persone completamente nuove in consiglio comunale ed in giunta ed è questo secondo me il bisogno primario di una città che vuole cambiare e proiettarsi nel futuro. Ancora amministrative pescaresi, adesso andiamo a vedere la presentazione della civica per Sclocco Sindaco. Oggi è il giorno della presentazione della lista Sclocco Sindaco, una grande emozione. Sì, sono molto felice di presentare questa lista che di fatto, come ho detto più volte, si è in qualche modo costruita da sola, perché ho avuto subito dopo l'annuncio della mia candidatura tantissime persone che hanno deciso di darmi una mano in questa bella sfida per la nostra comunità. Della lista fanno parte tantissime persone provenienti dal mondo del volontariato ma anche dal mondo delle professioni, dal mondo della scuola, quindi è una lista veramente civica, molti di loro, la maggior parte di loro non si è mai candidata ma in qualche modo con il loro lavoro, con le loro passioni è sempre stata in mezzo alla gente, ha sempre cercato in qualche modo di dare una mano nella co-costruzione della nostra comunità e quindi anche della nostra città. Io sono una novità, la novità è nell'aria, come dicevo nei nostri manifesti, Pescara va migliorata, è una città che ha molte potenzialità, deve crescere, per cui noi ci candidiamo proprio per questo. A Chieti, abbassamento della sede stradale di circa un metro che in parte ha fatto riaprire la voragine in via Aereo che si era determinata il 26 di febbraio. L'incidente è avvenuto dopo la mezzanotte, nessun ferito perché il perimetro della voragine che era stata riparata era ancora transennato, si sta valutando attraverso un monitoraggio se questo cedimento è dovuto ad un assestamento oppure ad un nuovo evento. Dal 26 febbraio via Aereo è chiusa agli autobus ma aperta al traffico ordinario. Proseguiamo con il piano regionale dei rifiuti, con la Giunta che si appresta a modificarlo perché questo piano varato nella scorsa legislatura regionale non andrebbe nella direzione di implementare l'economia circolare. Questa almeno l'opinione dell'assessore Nicola Campitelli, che si dice pronto a modificare appunto il piano varato. Vediamo. Il piano regionale dei rifiuti va cambiato, ne è convinto l'assessore regionale al ramo Nicola Campitelli, che ne ha parlato in assemblea ai sindaci soci di Ecolan durante la seduta di approvazione del bilancio 2018 a Lanciano. Non va nella direzione dell'economia circolare, ha detto l'assessore.
Il piano regionale va rivisto, è un piano approvato, è un piano vigente, va rivisto semplicemente perché può essere migliorato in virtù di quelle che sono le direttive europee che vanno verso un riciclaggio dei rifiuti e soprattutto verso un'economia circolare. Quello che noi dobbiamo cercare di fare e l'indirizzo che io darò al piano dei rifiuti è quello di creare proprio meno rifiuti, quindi meno materia, meno quantità in discarica e quindi più riciclaggio. Questo deve essere l'indirizzo da qui in futuro per il benessere dei nostri cittadini. Rilievi mossi dallo stesso presidente Ecolan, Massimo Ranieri, impredicato per un incarico tanto prestigioso quanto operativo alla municipalizzata dei rifiuti di Roma, AMA S.p.A. Massimo Ranieri, il presidente, è una persona altamente preparata, è un professionista, l'ha dimostrato in questi anni, amministrando Ecolan veramente come una società seria e che funziona. Il merito sicuramente è suo e di tutti i sindaci che hanno collaborato insieme a lui affinché Ecolan possa essere veramente il fiore all'occhiello di questo nostro territorio, che funziona veramente al meglio. Chiaramente lui si è candidato, è stato chiamato tra i migliori manager a livello nazionale per affrontare il discorso dei rifiuti anche a Roma, però gli ho detto sottovoce: accetta anche questo incarico, però devi rimanere e non puoi abbandonare questo territorio. Adesso parliamo della ciclovia adriatica nel tratto che interessa l'Abruzzo. È stata al centro di una conferenza stampa tenuta dall'assessore allo sviluppo economico e del turismo, Mauro Febbo, che ha parlato dei contenuti della riunione con i 19 sindaci dei comuni interessati dalla realizzazione della pista ciclabile. Allora vediamo il servizio. Abbiamo l'opportunità di rientrare un finanziamento che verrà discusso fra qualche settimana con le altre regioni, dal Veneto alla Puglia, ma il progetto più ambizioso e per cui abbiamo necessità di conoscere con attenzione quello che si può e si deve realizzare è il progetto europeo. Poi abbiamo due ipotesi importanti, quella che c'è la possibilità del collegamento Stettino-Pola attraverso Trieste, ma quello ancora dove vorremmo esaltare il nostro Abruzzo e vorremmo soprattutto esaltare la nostra capacità progettuale è quello di far rientrare questa pista ciclovia all'interno di un percorso che giri tutto, che percorra tutto l'Adriatico, quindi accordi non solo bici, ferrovie, ma bici, ferrovie, nave. Credo che sia un progetto ambizioso su cui l'Abruzzo si deve far trovare pronto. Ai sindaci abbiamo chiesto di capire lo stato dell'arte, ai sindaci abbiamo chiesto di darci qualche indicazione, chiediamo soprattutto anche uniformità nella morfologia, nella visione della pista, perché poi ognuno l'ha realizzata a modo suo. Ci sono ancora delle criticità che dobbiamo assolutamente risolvere, ma sono criticità soprattutto legate ai finanziamenti, all'ipotesi di ulteriori finanziamenti che arriveranno. C'è stata una scelta che non abbiamo condivisa, quella di ritirare, di riprendere i ribassi, cioè restituire alla regione i ribassi, mentre molti comuni quei ribassi l'avrebbero potuto utilizzare per migliorare vigliari e per risolvere alcune criticità. I comuni vanno attivati, vanno sollecitati quando il comune è inadempiente o si commissaria, ma soprattutto si rende pubblica nei confronti della propria cittadinanza il ritardo delle amministrazioni. Adesso cambiamo decisamente argomento. A maggio Teramo sarà richiamo nazionale per gli amanti della buona cucina. Chi arriverà nel capoluogo aprutino infatti potrà gustare nei ristoranti del centro storico il piatto simbolo del territorio, cioè le virtù teramane, un vero capolavoro di ingegneria culinaria ormai famoso in tutta Italia. L'intervista e il servizio sono di Tania Bonici Castelli. Per l'intero mese di maggio Teramo sarà richiamo nazionale per i buongustai. In questi giorni infatti sarà possibile assaggiare la prelibatezza tipica del territorio, le virtù. Una zuppa ricca di ingredienti freschissimi di stagione, mischiati ad avanzi di legumi secchi e pasta di ogni genere e lunghezza, ma anche ad orecchie e piedi di maiale, cotiche e ossa di prosciutto. Ogni elemento che compone il piatto viene cucinato singolarmente e solo alla fine il tutto viene amalgamato. Ci vogliono almeno 4 giorni di preparazione per questo capolavoro di ingegneria culinaria contadina che risale al Medioevo. Maggio
è un mese virtuoso per Teramo, un richiamo nazionale. Nel mese di maggio si mangiano le virtù solo a Teramo. Beh, diciamo un piatto che nasce a Teramo, in particolare le virtù teramane, quelle che poi abbiamo anche fatto certificare. È noto che Teramo era la città degli orti anticamente, ancora oggi parzialmente, e proprio attraverso questa opportunità che si è creato questo piatto straordinario con tutti gli odori dell'orto, con tutti i legumi secchi, con tutte le paste. Chi definisce le virtù teramane un minestrone sbaglia di grosso. La vera ricetta è stata registrata secondo un disciplinare che ne preserva storpiaggini e divagazioni eretiche. Non è un minestrone perché innanzitutto è un piatto unico che si fa in un periodo ben preciso, per il tipo di lavorazione, per il tipo di preparazione, per tutti gli ingredienti che ci vanno, non è da considerarsi un piatto, diciamo, della quotidianità, per cui rimane un piatto unico e sicuramente non ha un nome ben specifico. Lo so che la ricetta è segreta, ma insomma qualcosa ci può dire? Ma di segreto poi c'è nella fase, diciamo, lavorativa, qualcosa che si può aggiungere, lo si può togliere, lo si può allungare. Di certo non possono mancare le verdure fresche che in questo momento l'orto dà in maniera prosperosa e generosa, spinaci, tutte le erbe selvatiche, tutti gli odori, la cicoria, la cicorietta, voglio dire, chi più ne ha più ne mette in questo momento, diciamo, in questo piatto. Sicuramente gli odori la fanno da padrona, perché poi è quella che armonizza e aromatizza il piatto, e forse lì, diciamo, c'è bisogno di una certa maestria che si acquisisce con il tempo. Certo, le nostre nonne ci hanno lasciato un bel messaggio, e onestamente è un piatto di cui andare orgogliosi. Intanto l'amministrazione comunale di Teramo, al fine di valorizzare la cucina teramana, ha esposto lungo i corsi principali i piatti con i nomi delle 100 ricette tipiche del territorio. È interessante leggerle tutte e sperare di gustarle il prima possibile. Andiamo all'Aquila adesso. Calendario, è un calendario molto particolare, racconta la rinascita della città giorno per giorno, è stato presentato nel capoluogo, ma il progetto era già partito in precedenza assieme ad un documentario del giornalista Rai Paolo Pacitti. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Non è una delle tante iniziative promosse per il decennale del sisma dell'Aquila. Il calendario è molto di più. È arrivato alla 10ª edizione, un progetto già lanciato nel 2009 da One Group, una società di comunicazione e casa editrice dell'Aquila. Attraverso immagini e notizie in pillole poste sotto ogni giorno dell'anno, riporta ciò che è successo in quello passato. Un'operazione assolutamente no profit. Raniero Pizzi ha messo a disposizione i suoi servizi fotografici, hanno contribuito anche i giornalisti Goffredo Palmerini e Tiziana Grassi e il gruppo di azione civica Iemon Nanzi. Questo è un calendario fatto di tesserine, di tante cose, di piccole cose che ritornano a posto, poi piccole non sono, perché ad esempio, che ne so, il primo, la foto di copertina è dell'emiciclo, che insomma è una delle cose più interessanti che si sono viste, un intero complesso monumentale sollevato da terra e messo sugli isolatori. E per dare l'idea del percorso che noi stiamo facendo. Allora avevamo pensato di fare un'idea pensando non a un racconto dei 10 anni passati, ma pensare a un ragionamento di prospettiva, immaginando l'Aquila tra 10 anni, vedendo quello che c'era, i monumenti rinati, la città che mancava di un'anima, perché puoi fare una Legoland, ma poi devi portarci la gente, devi portarci il denaro, devi portarci una popolazione, il sangue nelle vene di una città che scorre attraverso i vicoli. E questo era il modo per raccontare l'aquilanità, passando attraverso questo racconto fatto di prospettiva. Come da tradizione, ieri, 1° maggio, si è tenuta la 19ª edizione della Fiera di Maggio di Nocciano. Vediamo insieme il servizio di Vestina News. Siamo felici anche quest'oggi di essere qui a questa 19ª fiera del 1° maggio organizzata dall'associazione Noccianover. Il comune di Nocciano è lieto di continuare a collaborare con questa associazione per la riuscita di un evento che è diventato ormai un evento di promozione non solo del territorio di Nocciano ma di tutta la provincia. Sono felice che quest'oggi siano qui vicino a noi e presenti il consigliere regionale De Renzis e il
consigliere provinciale Giancola, a dimostrazione che le istituzioni credono in questi eventi, in queste tradizioni che possono dare il giusto riscontro al lavoro, all'impegno di persone come Vincenzo Giancaterino, presidente dell'associazione Nocciano-Over, che si impegna ormai da lungo tempo a favore di Nocciano e del nostro territorio. La 19ª edizione della fiera del 1° maggio, l'associazione Nocciano-Over anche quest'anno ha fatto delle belle cose, diciamo, si vede. Mi hanno ricontattato per essere di nuovo in prima fila, ringrazio gli espositori, il sindaco e tutte le persone che sono intervenute. Quest'anno ho voluto fare, diciamo, la ciliegina sulla torta, la dimostrazione della aratura. Da tempo che avevo in mente di farlo, ci sono riuscito, sono contento e orgoglioso di quello che ho fatto. Andremo sempre avanti, il prossimo anno cercheremo di essere sempre meglio della precedente. Questo pomeriggio alle 18 presso il Dipartimento di Architettura in Viale Pindaro a Pescara in programma I Volti della Gioconda e la Gioconda dei Poeti Leonardo da Vinci tra arte, architettura e poesia. Omaggio al genio leonardesco, evento pensato da Dante Marianacci, presidente della Casa della Poesia in Abruzzo, Gabriele D'Annunzio, organizzato in collaborazione con l'Università D'Annunzio, Dipartimento di Architettura, in occasione dei 500 anni dalla morte del genio rinascimentale. Alla manifestazione parteciperanno Paolo Fusero, direttore del Dipartimento di Architettura, che introdurrà i lavori, Giulia Aurigemma, che parlerà di Leonardo Invisibile e della Gioconda, Raffaele Giannantonio, che affronterà il tema di Leonardo Architetto, e poi Dante Marianacci, che tratterà Leonardo Inventore e modererà la Tavola Rotonda. Nello spirito della convinzione leonardesca che la pittura è una poesia che si vede e non si sente, la poesia è una pittura che si sente e non si vede, farà poi seguito un reading denominato La Gioconda dei Poeti, con scritti di 28 autori italiani e stranieri. Adesso passiamo alla pagina dello sport, lo facciamo parlando della Serie B del Pescara. Sabato pomeriggio, penultimo impegno di campionato per il Delfino, che può blindare a Venezia la qualificazione ai playoff. Out Campagnaro e Memusciai. Bettella invece ha svolto seduta differenziata e al suo posto potrebbe esserci Gravion con Scognamiglio. Canutè è a disposizione ma non dovrebbe partire dal primo minuto. Questa mattina conferenza stampa del tecnico Pillon, che ha ribadito come il futuro sia nelle mani della sua squadra. Sentiamolo. Dipende da noi, il nostro destino è nelle nostre mani, questo è già una cosa, un aspetto importante, nel senso che dobbiamo essere bravi noi. Sappiamo che adesso ci aspetta una partita molto difficile, questo è fuori di dubbio, perché il Venezia si è inguaiato e sarà una battaglia. Io so già cosa che ci aspetterà lì su quello stadio, si giocano le ultime chance secondo me per salvarsi. Perciò sarà uno scontro diretto, nel senso che noi abbiamo un obiettivo, loro hanno l'altro obiettivo della salvezza. E noi abbiamo messo non una firma, due firme, arrivare a questo momento di campionato e in questa situazione. Io credo che, insomma, di strada l'abbiamo fatta, adesso però siamo lì e bisogna tagliare il traguardo, nel senso che l'obiettivo va raggiunto. A me non piace mai parlare prima del tempo, perché so com'è il calcio, perciò dobbiamo lottare e sappiamo che sabato per me è una partita molto importante. È la partita che noi dobbiamo, sappiamo le difficoltà, sappiamo gli obiettivi di tutte e due le squadre, perché è normale che perciò l'approccio deve essere giusto. Cioè, non puoi andare in campo molle, perché se andiamo molli loro hanno la forza della disperazione, perciò sarà una partita veramente tosta. Voglio vedere il carattere, la determinazione, voglio vedere squadra. L'abbiamo dimostrato nell'arco del campionato che noi, quando siamo squadra, possiamo giocarcela con qualsiasi squadra. Quando giochiamo da squadra, quando invece vogliamo risolvere i problemi da soli, non siamo in grado di fare questo. Noi siamo in grado che quando che giochiamo da squadra, siamo la squadra che può dare fastidio, questo è sicuro. Bettella oggi ha fatto lavoro a parte, perché ha avuto questo risentimento l'altro ieri.
differenziato. Sì, differenziato. Ha fatto con la squadra. Vediamo domani, lo proviamo domani e vediamo se sono delle risposte positive o no. Ci sono stati anche gli avversari, però bisogna analizzare bene la partita, nel senso che la prima mezz'ora secondo me hanno fatto bene. Poi ci siamo abbassati, questo è vero, anche per la forza dell'avversario ci siamo abbassati. Poi l'ultimo quarto d'ora secondo me l'abbiamo fatto ancora bene. Io rispetto le idee di tutti, del Presidente, le vostre idee, io rispetto tutti. Non so, però è chiaro che io faccio l'allenatore, faccio quello che credo sia giusto per la squadra, cerco di fare tatticamente quello che è giusto fare in quei momenti. Poi nessuno è infallibile, nessuno è un fenomeno, io non mi sento fenomeno per niente. Faccio il mio lavoro con grande umiltà, con grande determinazione, cercando di mettere il massimo dell'impegno come ho sempre fatto. E io sono, di una cosa sono certo, io la coscienza ce l'ho più che a posto, perché sto dando tutto per la causa e lo farò fino all'ultimo secondo, fino a che avrò uno spiraglio per lottare, per arrivare a un traguardo che in questo momento sembra difficile, ma noi dobbiamo crederci. Ieri nel terzultimo turno di campionato che ha visto riposare il Pescara, solo un pareggio 1-1 per il Venezia sul campo del Cosenza, risultato che ha messo ancora più nei guai la squadra di Cosmi, che ascoltiamo nel dopogara del San Vito Marulla. Ma io credo che la cosa principale è quella di prendere coscienza di quelli che possono essere le proprie qualità. Oggi, da diverso tempo, nelle ultime partite, è una squadra che ha perso nel secondo tempo col Crotone, però spesso autostima, come si dice, ha perso fiducia nelle proprie qualità. Io credo che è quello che emerge, perché è impossibile che certi giocatori commettano degli errori o sono così preoccupati rispetto a quello che è un pochino il loro valore. Quindi è quella la cosa da mettere subito in campo, oltre che, ripeto, recuperare qualche giocatore, perché sono arrivato che la situazione era quella che era. Poi dopo, contemporaneamente, le prime tre partite le ho giocate senza Domizzi e Garofalo, due giocatori fondamentali in questa squadra. L'ho giocate con Bentivoglio, che però ha giocato solo quelle tre e poi nelle altre non ha più giocato. Gli attaccanti da Bucalon, ma soprattutto Vrioni, abbiamo perso Citro alla seconda partita fino alla fine del campionato, Brioni ha una pubalgia, quindi se vi dico tutte le vicissitudini, Brusca Gin, che è un giocatore titolare, purtroppo ha avuto una lesione collaterale interno, quindi se va bene forse ce l'avremo per l'ultima partita a Carpi, ma mi dimentico sicuramente di qualcun altro. Quindi oggi ho Pinato che è uscito per un infortunio, fortunatamente non gravissimo, però insomma sempre fastidioso, non credo che sarà proponibile per la partita di sabato. Quindi capite che già 11 partite alla fine dare un'identità impossibile in queste condizioni è stato veramente una tragedia. Quindi adesso bisogna solo ricompattarci per questa partita e poi vediamo quello che succede in questa partita, andare a Carpi, ottenere il massimo da queste due, perché ripeto, oggi saremmo ai play out, perché se noi arriviamo a pari merito col Foggia per gli scontri diretti dovremmo passare noi, però bisogna vedere il Foggia che fa col Perugia, quindi magari la mia ex squadra una mano me la potrebbe anche dare, e poi l'ultima va a Verona, ma teoricamente il calendario di tutte e due teoricamente è più difficile quello del Foggia, però se il Verona perde come oggi poi non c'è niente. Poi il Foggia è comunque un'ottima squadra, la classifica ci impone di far punti in considerazione anche degli altri che vanno fortissimo, quindi oggi il Foggia ha vinto 3-1, ma soprattutto il Livorno che è andato a vincere a Verona, quindi adesso noi ancora teoricamente, se oggi finisse il campionato, saremmo ai play out con il Livorno, però ci sono due partite ancora là, e quindi noi bisogna tirare fuori il massimo da queste due partite. Però vedete anche il Padova che vince con Lecce, quindi i risultati sembrano tutti scontati, poi come spesso succede
ci sono delle sorprese. Mi auguro, visto il nostro andamento, che per noi ci sia qualche sorpresa nelle ultime due partite, insomma, che ritorniamo a vincere e ci prepariamo ai play-out in una condizione psicologica e fisica migliore, perché anche oggi abbiamo giocato senza troppi giocatori e si è visto, insomma. Scendiamo in Serie C, ultimo impegno per il Teramo che domenica ospita la Ternana, conservando una minima speranza di agguantare un posizionamento playoff che in ogni caso passa anche dalla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo fra Viterbese e Monza. Tempo anche di pensare al futuro, come fa Nebil Caidi, che ha ereditato la fascia di capitano dall'infortunato Speranza e che non è certo di rimanere in biancorosso anche nella prossima stagione. Ascoltiamolo. E abbiamo raggiunto un obiettivo importante in un campionato molto difficile e quindi sono soddisfatto, perché dopo le ultime stagioni molto tribolate quest'anno siamo sempre stati in una situazione abbastanza tranquilla, ma comunque la classifica era sempre corta, quindi ci bisognava sempre stare molto concentrati. E adesso abbiamo l'ultima partita da affrontare con grande entusiasmo, perché abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo e andiamo a affrontare l'ultima partita per provare a raggiungere un qualcosa in più, ecco. Questa salvezza penso che sia grande merito del mister, perché il mister ci ha dato tantissimo, è arrivato in una situazione particolare e piano piano si è fatto conoscere, ha cercato di metterci in campo sempre nel migliore dei modi e ci ha dato una grossa mano. Penso che la maggior parte del merito di quest'anno vada al mister. Senza Ivan mi sono sentito in dovere di avere più responsabilità e ho cercato di calarmi di più nella parte, perché comunque gli anni scorsi sono sempre stato un giocatore importante, ma non ero mai stato il capitano e quindi quest'anno ho cercato di assumermi molte più responsabilità e di metterci sempre la faccia più possibile, ecco. Quindi spero di essermela cavata e sono contento, perché comunque ho rappresentato una squadra di uomini importante, quindi mi fa onore, ecco. Beh, forse il gol di Ventola, ecco. Quello è stato il momento più importante, questo qui, questo con la Vispesa, che ha sancito, diciamo, la salvezza. Dopo era probabilmente pareggiare quella partita lì voleva significare stare ancora con l'acqua alla gola, invece quel gol lì ci ha dato la spinta decisiva per la salvezza, quindi quello è stato il momento più, secondo me, più bello, ecco. Poi dopo ce ne sono stati tanti, abbiamo fatto secondo me delle belle partite però ecco, quello è il momento più bello. Beh, desiderare sì, è normale. Io non so se rimarrò oppure no, sono sincero. Ancora non ho parlato e sono molto concentrato ancora sul finale di campionato. Però sono anche consapevole del fatto che se questa squadra non viene smantellata e il mister viene confermato, c'è la possibilità di ripartire con grande entusiasmo e con un gruppo già collaudato. Poi dopo i campionati non è che uno può prevedere il futuro, però ecco, una base importante secondo me questa squadra ce l'ha. E è normale che uno è ambizioso e cerca di io penso che dopo gli ultimi anni brutti o comunque di salvezze miracolose, quest'anno ci siamo salvati con molta più serenità e quindi penso che giustamente questa squadra sta facendo degli step volta per volta e credo che, e mi auguro che lo step successivo a una salvezza tranquilla sia qualcosa di più, ecco. È tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sia su YouTube che sul nostro sito tv6.it. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velo, la trasmissione dedicata al ciclismo. Buon proseguimento con i nostri programmi.